Giorgio grave una 34enne. L'incidente è avvenuto durante una manovra di sorpasso tra due auto dirette a Carpaneto. La donna di Castell'Arquato è stata portata a Parma dall'elisoccorso. Autobus in fiamme, paura in mattinata nei pressi di Via Veneto per un pullman che ha preso fuoco. I passeggeri sono stati fatti scendere, probabile un guasto al motore. 6 emendamenti per la provincia, continua la battaglia per evitare l'abolizione. I sindaci di Travo e Cerignale non hanno firmato l'appello per salvare l'ente. Crisi idrica, trattori in piazza e la minaccia di Coldiretti se non si risolve la grave situazione che attanaglia l'agricoltura, istituita la cabina di regia della regione. Avviso di garanzia per Botti e Scaglioni, l'accusa per l'ex presidente e l'ex consigliere di Tempi Spa è peculato. Secondo l'accusa utilizzavano la carta di credito aziendale per fini privati, i due negano gli addebiti. Reclutava lavoratori, denunciato. Ogni giorno un cinese di 40 anni portava 28 connazionali in un'azienda agricola. L'intermediazione di manodopera è proibita dalla legge. Carte di credito clonate, due denunce. Brillante operazione dei carabinieri di Castel San Giovanni. Nei guai due trentenni romeni ripresi mentre facevano acquisti con le tessere rubate. Il cardinale Tonini compie 98 anni. Il piacentino è il porporato più anziano. Domani spegne 98 candeline. Ringrazio il Signore e auguro a Piacenza di vivere nella coesione.